Ciao, benvenuti nel mio canale. Come state? Ora, in questo video vorrei parlarvi delle 5 malattie psicologiche più gravi. Di solito nei miei video do consigli e do spunti di riflessione su come avere relazioni sane, come raggiungere la felicità, il benessere della coppia, come educare i nostri bambini, eccetera. Tuttavia, al fine di variare un po' questa routine, penso che sarebbe interessante poter espandere le nostre conoscenze e trattare di alcune patologie che potrebbero essere un po' strane, ma che è utile sapere nel caso in cui ci dovessimo imbattere in qualcuno che ce l'ha. Allora, sto parlando di malattie che hanno dei sintomi fisici, ma la loro origine è mentale. Coloro che ne sono affetti possono distruggere le loro vite e compromettere seriamente il benessere di coloro che hanno intorno. Quindi arriviamo al dunque, vi presento le 5 malattie psicologiche più gravi. Intanto partirei dai disturbi psicotici. I disturbi psicotici sono gravi disturbi mentali che causano idee e percezioni anormali. Le persone con psicosi perdono il contatto con la realtà. Due dei sintomi principali sono deliri e allucinazioni. Le delusioni sono false convinzioni, come l'idea che un'altra persona o altre persone vogliono farti del male o che la televisione ti stia inviando dei messaggi segreti. Le allucinazioni sono false percezioni, come sentire, vedere o provare qualcosa che non esiste. Attualmente, con disturbo psicotico si intende un disturbo psichiatrico grave caratterizzato da un distacco dall'ambiente che lo circonda, che circonda la persona, e da forti difficoltà ad iniziare delle attività e a provare sentimenti autentici nei confronti di altre persone. C'è quindi una grave alterazione dell'equilibrio psichico dell'individuo con compromissione dell'esame di realtà e disturbi formali del pensiero. Una persona che presenta sintomi psicotici può non riuscire ad affrontare i suoi problemi quotidiani perché non riesce più a pensare con chiarezza, oppure perché è convinta che qualcosa o qualcuno influenzi i suoi pensieri. Con una psicosi, il soggetto può non riuscire più a lavorare come prima, anche se, come se avesse perso la capacità di fare cose che prima sapeva fare, o come se non potesse più concentrarsi, e prendere delle decisioni. Inoltre può avere difficoltà a parlare con altre persone o non averne più voglia o non provare più piacere a farlo. Poi un altro disturbo o un'altra malattia psicologica grave è la vigoressia, cioè che viene chiamata anche Adonis complex o anoressia inversa. È una delle malattie più contraddittorie e più comunemente conosciuta come anoressia, perché crea il complesso di vedersi sempre magri, raggiungendo quindi l'abitudine di aumentare la massa muscolare, e tendono di solito a soffrirne le persone che si dedicano più ossessivamente allo sport. Quindi la vigoressia o bigoressia è una forma di dismorfofobia. Io ho già parlato in altri video di che cos'è la dismorfofobia e è contraddistinta dalla continua ossessione per il tono muscolare, l'allenamento, la massa magra, una dieta ipocalorica e iperproteica, e infine alla tenuta atletica del proprio corpo. Questa malattia, sebbene sia psicologica, è in realtà legata al corpo della persona che ne viene colpita, perché se nel caso non viene curata in tempo, è il corpo a subirne le conseguenze a seguito dell'ossessione di voler avere a tutti i costi un corpo muscoloso. Quindi chi ne soffre tende a ricorrere agli steroidi e agli anabolizzanti. Questa malattia di solito colpisce giovani uomini di età compresa tra i 15 e i 30 anni.
Un'altra malattia psicologica piuttosto grave, è la sindrome di Cotard, o come altrove viene chiamata la sindrome del corpo che cammina o la sindrome dei non morti. È una malattia in cui il malato arriva a credere di essere morto mentre in realtà è in vita e che il suo corpo è in fase di decomposizione. Questa malattia può essere considerata una delle migliori prove di come una malattia mentale possa distruggere la nostra percezione della realtà. La sindrome di Cotard è una malattia psichiatrica caratterizzata dalla convinzione di essere morti o di avere perso tutti gli organi vitali. Chi soffre di questa patologia arriva a negare totalmente di esistere e questa convinzione viene difesa con certezza e comporta una seria difficoltà a trovare un senso alla realtà. Un'altra malattia psicologica molto grave è l'insonnia familiare fatale. Come suggerisce il nome, è quando la persona colpita perde la capacità di dormire. È una malattia genetica. Autosomatica, anzi autosomica, che conduce alla degenerazione dei nuclei del talamo e della corteccia cerebrale. Questa malattia è difficile da trattare perché i farmaci per addormentarsi sono troppo aggressivi e non sono considerati un'alternativa valida per curare la malattia, che quindi diventa fatale per chi ne soffre, perché a lungo termine le persone affette da questa malattia iniziano a notare dei disturbi come la perdita di memoria, la demenza, la mancanza di fame, infine si può arrivare alla morte. In conclusione, questa malattia psicologica non ha ancora una cura conosciuta. Un'altra malattia psicologica grave è la acrotomofilia, che deriva una parola che deriva dal greco che significa agrotomos, avere l'estremità tagliata. Questa parola è composta dalle parole greche akron, estremità, tomos, che significa taglio, e filia, che significa amore. Ecco, l'acromatofilia è una parafilia che porta il soggetto a provare interesse sessuale verso le persone amputate. La menomazione può essere posseduta dalla nascita o acquisita successivamente. Coloro che ne soffrono sono solitamente devoti, come preferiscono chiamarsi, e preferiscono le persone che hanno amputazioni negli arti più bassi o ancora meglio se hanno dei monconi. Esiste anche un'altra malattia simile chiamata disturbo dell'identità di integrazione corporea o Body Integrity Identity Disorder, che a differenza della precedente, chi ne è affetto ha il desiderio di amputare parti del proprio corpo. Il desiderio di privarsi di una parte del proprio corpo è un desiderio che deriva dall'idea che privandosi dell'arto si possa allontanare un qualcosa di indesiderato o qualcosa che viene percepito come nocivo o che crea dei problemi. Questa patologia crea una dissociazione tra l'immagine che una persona ha del proprio corpo, in particolare di una parte di esso, e la condizione reale. Quindi l'arto o la porzione corporea viene vista come malata, come un cancro da estirpare. La patologia, nei casi più rari, si presenta addirittura come il desiderio di automutilarsi, in modo da rendersi invalidi permanenti, privandosi addirittura di una funzionalità o della possibilità di deambulare e di muoversi liberamente. Malattia psicologica di cui voglio parlarvi è l'autofagia, o la parola, diciamo, che definisce meglio questa malattia è il cannibalismo, cioè in questo caso la persona colpita non cerca di mangiare parti del corpo di un'altra persona, ma di se stesso. L'autofagia è una malattia mentale per cui la persona che ne soffre ha l'impulso di mangiare parti del proprio corpo. Nella maggior parte dei casi, le vittime di questa malattia non sono arrivate a punti estremi,
si deve considerare che si tratta anche di una malattia molto rara, però esiste. Oltre a questi mali, di sicuro ce ne sono molti altri. Se ne conosci uno che pensi sia decisamente peggio, o puoi commentare qui sotto, o se pensi che mi sia dimenticata di qualche particolare, puoi commentare qui sotto il video. Io intanto ti auguro una buona giornata. Iscriviti al canale, metti un mi piace se ti va, condividi il video con i tuoi amici se l'hai trovato utile e io ti aspetto nel prossimo video. Ciao, ti ringrazio per avermi ascoltato, continua a seguirmi. Ciao, grazie.